armati di guanti e palette per un'azione di pulizia straordinaria del cimitero di Vibo Valentia e dell'area circostante. Loro sono i volontari di Retake, associazione impegnata nella lotta contro il degrado e la valorizzazione dei beni comuni. È il giorno del World Cleanup Day, iniziativa mondiale che coinvolge 150 paesi impegnati nel recupero degli spazi pubblici e nella raccolta dei rifiuti nelle zone mal gestite. Questa manifestazione World Cleanup Day nasce 10 anni fa e l'Italia è coinvolta per la prima volta in questo evento e noi come Vibo Valentia partecipiamo, come Retake Vibo Valentia. Siamo volontari, siamo oggi una quindicina, non possiamo pulire tutto il cimitero perché è molto grande, però insomma diamo il nostro contributo. Il sentimento della delusione c'è, anche perché la situazione si protrae da molto, troppo tempo, parliamo di anni. 6, infatti, sono gli anni che 250 alunni della scuola primaria Radice Alighieri di Catona, alla periferia sud di Reggio Calabria, aspettano di tornare tra i banchi della loro sede. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza ancora non sono terminati e per loro l'anno scolastico inizierà ancora una volta nell'immobile dell'ex centro civico di Arghillà. Tanti ancora i disagi per l'istituzione scolastica, ma soprattutto per le famiglie. Sconfitta amara per il Cosenza di Mister Braglia al tombolato di Cittadella, i veneti battono per 2-0 i calabresi, un match che ha visto i lupi sfortunati, con varie occasioni da gol e una rete di Tutino annullata per fuorigioco. Nel primo tempo è il Cosenza a creare il gioco, senza però riuscire a mettere la palla in rete, il Cittadella totalizza solo un tiro in porta. Nel secondo tempo i veneti riprendono in mano la partita, anche se i rossoblù continuano a creare. Decidono il match due rigori siglati dal capitano Manuel Iori.